Tu quando siamo online. Vai Matteo. Allora, buonasera a tutti. Io sono Matteo Maraglia, Edizioni Leucotea. Stasera vogliamo parlare dell'uscita di un romanzo, il nuovo romanzo di Luciano Ricci, che dovreste vedere in alto. E ospite della serata sarà anche Yasmin Aboloa, che ha curato la prefazione e che si occupa di ECPAT, che poi ci spiegherà di cos'è. E se il collegamento lo consente, a un certo punto avremo anche la signora Margherita Gestro, che dirige che è direttore Del dell'evento culturale. E poi ci sarà anche una simpatica sorpresa, ma non vi diciamo niente di più. Quindi, siccome non vogliamo, se non siete qui a sentire parlare me, parliamo subito con Luciano Ricci che ci racconta chi è Baba Docia. Docia, chi è Baba Docia? Allora, Babadocchia, ecco qua il nostro format è una leggenda, la leggenda rumena, molto diffusa in Romania e molto conosciuta, su cui non mi soffermerò molto a lungo perché è una Beh, lunga però ci storia. Allora, racconterai come sei venuto a conoscenza di una leggenda romena, come l'hai trovata? ma è un lungo viaggio. In realtà è una storia piuttosto complicata perché nella creazione di questo libro, che ha un periodo di Sì, evoluzione molto lungo, è partito praticamente dal Salone di Torino. E quando venni a presentare La fanciulla delle fate, insieme a te, mi fermai proprio nello stand di letteratura rumena. E in quello stand trovai un libro che parlava di Babadocchia. Babadocchia però era scritto in rumeno, quindi era inutile che lo comprassi, e allora ho preferito studiare che tipo di leggenda fosse e poi, per certi aspetti intrinsechi della leggenda, utilizzarla come filo conduttore del libro. Questa è un po' la sostanza. Comunque, se ci facciamo anche più domande, ecco, dai. sì. Quindi, leggenda rumena, però ci sono dei livornesi, quindi dove ambienti? Sì, perché volevo che questo viaggio, io l'ho definito un viaggio attraverso il pianeta dei mostri, fosse un viaggio. Vedo tanti amici che mi salutano e li saluto anch'io, purtroppo non riesco a rispondere a tutti. E volevo che fosse un viaggio attraverso le difficoltà di un mondo brutale, poi Yasmin ci dirà quanto brutale è. E allora, partendo dall'Italia, perché dall'Italia? Perché l'Italia ci vede, come diciamo, cappeggiare questa classifica macabra dei fruitori di questo turismo sessuale. Quindi ho voluto mettere alla gogna l'Italia, quindi partire da una città d'Italia in cui avevo vissuto un paio di mesi, che era Livorno, che mi era piaciuta, mi aveva lasciato dei ricordi, e andare verso un altro posto, che era la Romania, in questo caso, dove la vicenda si svolge in maniera più intensa. Bene, a questo punto, visto che l'hai tirata in causa tu, buonasera Yasmin. Per prima cosa, intanto presentati ai nostri ascoltatori e poi svolgici la sigla ECPAT, cosa significa? Certo, sì, questo nome così complicato che in realtà racchiude anche una mission molto complicata. Facendo un piccolo passo indietro, noi siamo una realtà internazionale nata nel 1990 a Bangkok, figlia esclusivamente proprio della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
e all'epoca, quando questa organizzazione nacque, fu per uno scopo ben preciso, quello di contrastare il fenomeno del turismo sessuale in danno di minori in entrata verso appunto il sud-est asiatico. Nel corso degli anni ci si è reso conto che questo problema in realtà non riguardava solo il sud-est asiatico, non era un problema solo ed esclusivamente legato al turismo, bensì un problema che porta con sé altri fenomeni criminosi, quali appunto quello della tratta di esseri umani, l'utilizzo di immagini, video di minori per produzioni appunto pornografiche, più tutta una serie di altri filoni che si stanno sviluppando adesso per colpa anche un po', diciamo così, di questa eccessiva libertà che c'è sul web. E quindi da allora noi ci occupiamo esclusivamente di contrastare ogni forma di sfruttamento sessuale tout court. Quindi l'acronimo purtroppo non esiste più in realtà, è diventato semplicemente End Child Sexual Exploitation, non esiste più tutto il resto, che poi ci sono delle questioni legate unicamente, se vogliamo, all'ordine diciamo terminologico, e quindi per fare chiarezza e per evitare che ci siano fraintendimenti. E quindi io non voglio spoilerare, lontano da me insomma fare un'operazione del genere, però è quasi, diciamo così, d'obbligo dire che c'è assolutamente un filo conduttore tra quello che racconta Luciano, quello che è riuscito, diciamo così, a portare attraverso insomma la penna di uno scrittore, e quello che purtroppo è un fenomeno col quale io oramai da oltre 15 anni sono costretta a confrontarmi. Dico semplicemente, cioè, che diciamo così, che tra i tanti aspetti del fenomeno dello sfruttamento sessuale, quello che sicuramente mette più lui in risalto, al di là appunto dell'essere sempre un reato, il fatto che ci sia un rapporto tra un adulto ed un minore a sfondo sessuale con o senza retribuzione, però sicuramente l'aspetto, il fenomeno sul quale si concentra di più il libro è sicuramente quello del trafficking, quindi la tratta di esseri umani. È un fenomeno complesso e gestito per la gran parte, direi quasi al 95%, dal crimine organizzato. È uno dei traffici più proficui, tenete conto che annualmente, in base a quelle che sono poi le rilevazioni che vengono fatte appunto dalle le strutture delle organizzazioni insomma internazionali e delle Nazioni Unite, solitamente il traffico a scopo di sfruttamento sessuale è sempre fra i primi tre posti, se lo contende col traffico di armi e droga, e quindi diciamo questo vi dà l'idea di quanto possa essere proficuo per il crimine organizzato. E dall'altra ovviamente c'è tutto il mondo delle debolezze umane, di tutto quello che è anche una profonda ignoranza sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia. Quest'anno, lo scorso anno proprio, si sono celebrati 30 anni di Convenzione sui diritti dell'infanzia, però posso dire che insomma, lavorando sul campo, resta ancora uno strumento sconosciuto, e purtroppo questo è uno di quei fenomeni che viene alimentato anche da questo. Non si parla solo di povertà economica, ma si parla soprattutto anche di povertà educativa e culturale. Quindi questi fenomeni, al di là appunto della capacità del crimine organizzato di saper gestire questo genere di mercati, però è alimentato tantissimo proprio dall'ignoranza e dalla povertà estrema. Ci sono dei programmi che vanno a contrastare il fenomeno, oppure è demandato solamente a questa agenzia ONU questo il problema? È un problema che va in diminuzione, o è un problema che, come lo traffico di droga e di armi, è in accrescimento? Allora no, preciso una piccola cosa, noi non siamo un'agenzia delle Nazioni Unite, noi siamo osservatori presso l'ECOSOC, che è uno dei tavoli delle Nazioni Unite, lo dico per correttezza. Oggi purtroppo siamo presenti in oltre 112 paesi, e quindi questo vi dà anche l'idea rispetto all'inizio, appunto dal 1990 ad oggi. L'impegno c'è da parte di tutti quanti i governi e anche da parte di altre organizzazioni internazionali non governative. Il problema però è che
il fenomeno muta, il crimine organizzato ha una capacità, purtroppo questa è una cosa che ho potuto constatare anche negli anni, ha una capacità di saper, diciamo così, intercettare i canali per veicolare il proprio prodotto, pari a quella appunto di una grandissima multinazionale che può mettere sul mercato un prodotto che possa essere appunto una bibita o altri, parliamo insomma di prodotti informatici di alto livello, per non fare nomi e cognomi. Quindi le capacità sono quelle, quindi in realtà non sai mai se effettivamente il mercato è alimentato dal bisogno, dalla domanda o appunto dall'offerta che viene generata da questo meccanismo. Una cosa è certa, che se da una parte c'è la violazione appunto dei diritti dell'infanzia e di conseguenza dei diritti umani tutti, dall'altra ti confronti con un fenomeno che è quello prettamente commerciale, cioè la legge della domanda e dell'offerta. E quindi è lì che si fa fatica di intervenire, è proprio lì il nodo centrale, perché in termini di diritti umani è difficile che qualcuno ti dica non sono, o meglio sono contrario a, appunto a tutelare minori da pedofilia, sfruttamento sessuale, turismo sessuale eccetera, chiunque te lo direbbe. Il problema è che appunto però c'è un mercato dietro, quindi che spesso le persone vengono anche coinvolte non sapendo di farne parte effettivamente. Se pensiamo al fenomeno del turismo sessuale che citava appunto Luciano, considerato che gli italiani si difendono bene, diciamo generalmente pure loro oscillano nei primi 5 posti del fenomeno del turismo sessuale a livello mondiale, però appunto gran parte delle persone che vanno a ingrandire le fila di questo fenomeno sono occasionali, quindi persone che ci si ritrovano per pura casualità o perché sono partiti per il classico puttan tour, scusate il termine, però è così che si chiamano purtroppo, e finiscono poi con l'andare ad interfacciarsi anche con dei minori che vengono inseriti in questi circuiti o sotto false, diciamo così, generalità, quindi che risulterebbero essere degli adulti, o effettivamente sono minori a tutti gli effetti e il cliente lo sa perfettamente. Quindi il fenomeno è complessissimo, insomma, non è di facile identificazione. Certo, è anche abbastanza agghiacciante, devo ammettere di essere abbastanza diciamo nuovo a queste notizie, nel senso non avevo il metro della profondità del problema e ne resto abbastanza scosso. Luciano, perché hai scelto di parlare di questo argomento nel tuo libro? Ma se tu vai a rivedere la prima intervista che rilasciai al Secolo, il giorno della presentazione della Fanciulla delle Fate, stiamo parlando del maggio 2019, annunciai questo libro. Cioè, ho sentito fortissimo l'esigenza di parlare di questo argomento. E quindi mi ero fatto in testa tutto uno sviluppo, un modo di attaccare il lettore, tra virgolette, attaccare, per fargli capire quale fosse la gravità del problema. La fortuna ha voluto che a Genova fosse organizzato un convegno su questo argomento, proprio mentre io elaboravo il progetto di Babadocchia. A convegno c'era Yasmin e io ho parlato con lei, gli ho dato la Fanciulla delle Fate e poi ci siamo sentiti, l'ha letto per prima e mi ha detto che poteva andare e che poteva essere un veicolo forte, perché invece di essere, sulle sue parole, invece di essere un convegno di esperti che parlano e che sanno tutto dell'argomento, arrivava ai ragazzi, alle mamme, ai nonni, a chiunque, un racconto che poteva essere di facile lettura e nello stesso tempo arrivare un po' al cuore, come a sollevare il problema in maniera un po' più viscerale, perché poi ci sono delle parti abbastanza intense e poi uno dice, ma porca miseria, ma è possibile che ci siano queste cose? Ecco, questo lo scopo era un po' questo, no? Da una parte Fanciulla delle Fate era contro i pregiudizi, no? E direi che è una battaglia forse non vinta, ma si sta andando avanti. Su questo fronte ancora mi sembra ci sia tanto da lavorare. Ecco, e spero che Babadocchia dia il suo piccolissimo contributo. Sì, è sicuramente ancora una tematica abbastanza misconosciuta e speriamo che Babadocchia possa essere incentivare quantomeno il dibattito. Yasmin, perché
la prefazione, cioè io mi immagino Luciano che arriva e ti chiede, però cosa ti ha convinto a fare una prefazione? No, di là, adesso di battute facili, quindi sul fatto che ci siamo agganciati a Genova e quindi diciamo così siamo entrati subito in sintonia, perché insomma la pensiamo, vediamo il mondo nella stessa maniera. Sicuramente no, la ragione diciamo l'ha quasi accennata lui, il discorso è proprio questo, noi spesso una difficoltà che forse abbiamo tutte noi organizzazioni umanitarie è quella proprio di riuscire a narrare e fare breccia su tematiche che spesso e volentieri diciamo così la gente fa fatica a sentire vicine, spesso perché anche semplicemente vengono raccontate dinamiche, fatti, casi di cronaca che però vedono per protagonisti o stranieri o comunque persone che sono lontane dall'Italia. Quindi diciamo c'è già una prima difficoltà, che è quella di riuscire a far calare una realtà che non è presente in Italia, diciamo come è presente in altre realtà, come può essere appunto la Romania, altri territori di confine, anche se poi paradossalmente l'Italia, ricordo a tutti quanti che proprio per la sua posizione geografica, al di là del fenomeno migratorio che, per cui insomma viene investita, però è terra sia di destinazione, transito e origine anche di traffico di esseri umani, e non è una cosa che inizia oggi assolutamente, cioè questa è una cosa che si porta avanti da appunto diciamo dall'Unità d'Italia, per essere buoni, proprio perché comunque è una posizione geografica abbastanza complessa. Però quello che diciamo il fulcro, la ragione per cui ho scelto appunto di sostenerlo, e mai mi sarei aspettata appunto la richiesta della prefazione, perché in realtà diciamo è un regalo che ha fatto lui a me, è proprio perché lui ha trovato la chiave giusta, a mio avviso, oltre al di là della storia, ma anche la semplicità con la quale riesce a ricostruire tutta la filiera di questo meccanismo complesso che è il traffico di esseri umani e comunque diciamo anche la vicenda umana che c'è dietro, in una maniera che sicuramente può fare la differenza rispetto al classico articolo di giornale, che se lo trovi scritto come si deve, lo trovi o su un certo tipo di stampa, non lo trovi dappertutto, o finisce spesso, diciamo, lui ha trovato proprio in Mediostat Virtus, cioè proprio quello, perché ha trovato il giusto equilibrio, perché altrimenti se no trovi il fatto di cronaca con una serie di, diciamo così, di anche di dettagli, splatter, che spesso e volentieri, diciamo, almeno a me personalmente danno fastidio, e la tendenza poi da parte del lettore è quello di allontanarsi da argomenti come questi. Tenete conto che buona parte delle persone che quando ci sentono nei convegni o appunto in seminari o capitano appunto momenti pubblici di condivisione di quello che è il mio lavoro, eccetera, la prima reazione è: ma tanto queste cose accadono altrove. Invece secondo me lui, appunto, avendo trovato anche una realtà piccolina come Livorno, qualcosa ti riporta a quella dimensione che effettivamente forse sarebbe il caso che diciamo così l'attenzione ce l'avessero un po' tutti quanti a queste tematiche qui. E poi perché sempre alla base c'è sempre lo stesso discorso, noi viviamo ancora in una realtà, quella italiana, ma pure quella europea, questa emergenza, il Covid ce l'ha dimostrato più di altri momenti, che effettivamente la problematica dell'infanzia e dell'adolescenza tocca solo nel momento in cui si fa coincidere questi soggetti con i propri figli. Cioè in Italia bambino, adolescente coincide con figlio, non esiste il bambino o l'adolescente al di fuori dal contesto familiare. E in questo libro invece la storia, come viene raccontata, la centralità che c'è appunto dei personaggi, eccetera, riporta questa attenzione di come tutti dovremmo avere un minimo di responsabilità nei confronti di tutti i bambini e di tutti gli adolescenti, perché se anche ci fosse un solo bambino che sta subendo una violazione al mondo, dovremmo farcene carico tutti, perché dico, non voglio dire la solita banalità, perché non è così, non è vero che i bambini sono gli adulti di domani, i bambini sono il presente, quindi l'attenzione gli va rivolta subito in questo momento. Luciano? A proposito di bambini, vabbè. Ecco, io... Vai Matteo. No, ho capito che vuoi lanciare la tua sorpresa e quindi assolutamente. Sì. Allora, diciamo che un po' il primo successo di Babbalocchia è la copertina, perché questa copertina è un po' magica, devo dire la verità. Copertina che nasce da uno scatto fatto da una fotografa di valore assoluto, qual è Cristina Corti, ma fatta, diciamo, quasi per caso,
che è stata anche tra l'altro incredibilmente un messaggio, perché la bambina nella foto è ritratta sullo sfondo di Camogli, dove io casualmente ho insegnato quest'anno, e certamente non lo sapevo io in quel momento lì che avrei insegnato a Camogli, proprio a Camogli, né che avrei insegnato e né che avrei insegnato a Camogli. Ma quando ad agosto, circa settembre, Cristina Corte mi manda questa foto, io resto folgorato. E tutti mi chiedono, ma chi è questa meraviglia? E adesso ve la presento, la mandiamo in onda. Eccola qui, eccola qui. Questa è la bellissima Camilla. Ciao Camilla. Ciao. Ti sono anch'io, ciao. E a fianco a Camilla c'è la magnifica fotografa Cristina Corti, che in realtà ha fatto anche, ha scattato l'immagine di un'altra cosa che io ho lanciato poco tempo fa, che è più incontrata nel mare, che è un racconto scaricato, pensate, 8.000 volte dal sito Leucotea, scritto per raccogliere fondi per la protezione civile nel periodo del Covid. Anche in caso c'era Camilla in copertina, che correva su un muro bianco, con lo sfondo di un muro bianco. Invece stavolta questa immagine, che facciamola vedere un attimo, Matteo, ecco bene, no, più qua, più dall'altra parte, verso la tua faccia, ecco così, ecco, vedete questo volto dinamico, questa immagine statica, ma che mi ha espresso bianco e nero, poi secondo me ha una teatralità e un'efficacia incredibili, è un adolescente. Come sei trovata, Camilla, a fare questi scatti, questi video? Hai fatto anche un sacco di video di promozione al libro. Come sta? È stato divertente, divertente. Sono contento. Ti piacerebbe farne ancora in futuro? Oppure la consiglierei? Oh, sì, sì. Sì? Bene. Sì. Sono proprio contento che ti sia piaciuto. Non ti abbiamo stufato, no? No. Non ti sei stancata, no? Che l'ultimo, poi l'ultimo messaggio finale, quando dice Babadocchi è arrivata, è Camilla che davanti alla finestra dice Babadocchi è arrivata. Infatti Babadocchi è arrivata, giusto Matteo? Dov'è Babadocchi? Babadocchi è qui, lo trovate online, lo trovate ordinandolo in libreria, andate dal vostro libro di fiducia, gli chiedete vorrei una copia di Babadocchi e loro ve lo ordinano e ve lo fanno arrivare. Se no, poi nei commenti a questo video adesso inserisco anche il link per chi lo volesse fare già stasera, e poi arriverà capillarmente nelle librerie in tutta Italia. Ecco, una domanda. Ho visto che nella copertina, nella quarta di copertina, ci sono dei strani disegni. Ah, parliamone. Ci sono questi tre codici che sono QR code. Voi potete col vostro cellulare andare a inquadrare questi QR code e scoprire gli autori che vi parlano, ossia Luciano e Yasmin che ha fatto la prefazione. Così anche se siete in libreria e non sapete proprio bene cosa comprare, dando uno sguardo veloce magari vi convinciamo, magari vi spaventiamo, vi terrorizziamo e non basta, abbiamo perso un lettore. Ma se invece passate lo scoglio, vi troverete in mano un libro denso, e non lo dico perché sono l'editore, scorrevole, perché la capacità di Luciano Ricci, e gli va riconosciuta, è quella di affrontare una tematica spinosa e complessa con una certa leggerezza e scorrevolezza. Ecco, a questo punto io poi chiederò ancora una cosa a Yasmin. Ecco, volevo, come è normale fare tutte le volte che si lancia un nuovo libro, fare dei ringraziamenti. Questo mi sembra doveroso, perché ci sono tante persone che mi hanno aiutato e io vorrei ringraziarle una per una, anche se velocemente. Partirei da Giulia Tampieri, che è una persona che da sempre corregge le mie bozze, è una professoressa rigorosissima di italiano, greco e latino, quindi molto brava, che si è messa vicino a me quest'estate e ha rivisto com'è il testo.
Poi, vabbè, volevo ringraziare Margherita, che purtroppo non è qui in questo momento, non è riuscita a collegarsi, perché è sempre al mio fianco e spesso mi aiuta nelle presentazioni. Vorrei ringraziare una terna di persone che sono Manuela e Nicola, che hanno concesso di avere con noi Camilla, perché è stato un gesto molto bello. Lei già ha detto che si è divertita, ma ha fatto una cosa molto importante, perché ha ceduto la sua immagine per aiutare i bambini meno fortunati di lei. Quella bambola che ha in braccio è un simbolo di adolescenza felice, serena, che gioca. E invece alcune bambine della sua età non hanno bambole, ma hanno delle situazioni molto più difficili. Poi vorrei ringraziare Matteo, perché Matteo in Babadocchi ha creduto veramente, me l'ha dimostrato con i fatti. Sono cose nostre, ma io lo so, ti posso ringraziare pubblicamente. Infine, the last but not the least, Yasmin, perché è stata la svolta di Babadocchia. Da lì in poi ho scritto, leggendo quello che lei diceva, sono anch'io sul sito di testimonial di questa brutalità, e mi ha aiutato, mi ha sostenuto. Una donna molto impegnata, ma è riuscita a ricavare degli spazi per me, e di questo gliene sono veramente grato. E spero che anche in futuro, nelle presentazioni future, tanto ne abbiamo già una martedì con Yasmin che ci aspetta, saremo vicini a combattere questa difficilissima battaglia, non solo culturale, ma anche legale. Come dici te, l'Italia non è messa malissimo. Ti lascerei la parola su questo, come leggi? Sì, no, dal punto di vista legislativo sicuramente quello che manca non è tanto più le leggi, ma quanto delle misure vere e proprie. Cioè l'Italia si deve mettere in testa che deve fare. Questo è arrivato il momento di quindi riattivare l'osservatorio di contrasto della tratta. Sicuramente è il caso, dopo di questo, di ristilare nuovamente un piano d'azione contro la tratta, e a livello europeo sicuramente vanno intessute, diciamo così, vanno rafforzate tutta quella serie di strumenti di cooperazione giudiziaria e investigativa che già esistono. E poi sicuramente il grosso del lavoro è quello di sensibilizzazione, però su questo adesso confidiamo nel libro di Luciano, perché appunto ha questa grande capacità effettivamente di riuscire a far breccia, e quindi speriamo, se non altro, che sensibilizzi. Questo io vorrei dire solo: lui ha ringraziato me, ma in realtà sono io che ringrazio lui, e lo ringrazio a nome di tutta ECPAT. Anzi, poi ve la lancio lì, sarebbe carino avere un abstract sicuramente in lingua inglese da poterlo condividere con le altre ECPAT, con le altre membri della rete. Perché sicuramente il mio grande cruccio è sempre quello di riuscire a sensibilizzare quante più persone. Nei convegni, seminari, lo dicevo prima, ce la cantiamo, ce la suoniamo da soli, è giusto che ci siano, troviamo, diciamo, ci mettiamo le mani tra i capelli, facciamo tutto lo sporco lavoro. Però poi tutto questo deve avere appunto la possibilità di arrivare alla gente, e la semplicità di un libro, lo dico da lettrice in questo caso, uscendo proprio, spogliandomi dei panni appunto di un'operatrice del terzo settore, è importantissimo, perché ci sono dei libri effettivamente che ti possono cambiare la prospettiva, ti cambiano la vita. Ci sono dei libri con i quali, insomma, ci sono ragazzi che oggi decidono ancora oggi, grazie ai libri, penso, insomma, Pagino Strada o altri, che decidono di partire, di fare medici, volontariato all'estero. Insomma, ci sono delle storie che fanno breccia. Sicuramente una storia come quella raccontata da Luciano può fare la differenza, proprio per avvicinarsi e cercare di capire e far capire anche agli altri. Poi il libro è leggerissimo, Luciano ha questa grandissima dote di scrivere in maniera... Io vi dico solo che lui, La fanciulla delle fate, me l'ha dato la sera, e il giorno dopo in treno, cioè, l'ho letto tutto quanto. Quindi, insomma, è un viaggio, è stato semplicemente un viaggio di 4 ore, è stata la mia compagnia. Quindi, insomma, questa è la grande capacità di Luciano, per cui sono io che lo ringrazio, ringrazio ovviamente l'editore, perché è una sfida importantissima, insomma. Ci sono anche altri che ci hanno provato in questi anni,
e sicuramente comunque andrà, vi assicuro che è un successo, perché ripeto, questo è un tema che non avvicina ma allontana, però secondo me potete fare la differenza proprio con la leggerezza della scrittura di Luciano. Ecco, mi viene in mente una cosa importante, che fare cultura e fare informazione, come hanno fatto in quella calda giornata, mi sembra fosse di luglio, quando sei venuto a Genova, era luglio, era non giugno, mi ricordo, giugno, era molto caldo, eravamo ospiti di questa associazione di Cristina Lodi e di Pippo Rossetti, e lì ci siamo conosciuti, eravamo seduti vicino, e ecco, fare un incontro su quel tema, su cui poi Cristina ha lavorato, perché ha presentato un progetto di turismo responsabile per le agenzie di viaggio, perché dovete sapere che la drammaticità di queste cose, che ci sono agenzie che prenotano proprio questi viaggi verso i paesi asiatici per incontrare minori. Questa è una cosa disgustosa e su cui Cristina lavora, e su cui martedì riparleremo in una diretta più tarda alle 20.45, sempre su Facebook, però sarà coordinata da Cristina Lodi, quindi siamo suoi ospiti. Ecco, questo credo che sia importante, organizzare questi eventi, organizzare questi incontri è veramente importante, perché poi da lì nascono le babadocchie, nascono i libri che spero si diffonderanno nel nostro paese, e nascono i contributi di tanta gente come Camilla, che ci ha aiutato a far diventare questo libro, e soprattutto la magia di Cristina Corti, a far diventare questo libro veramente bello solo da guardare. Già. Poi vedremo se è anche bello da leggere, come dicono loro, ma io, avendolo scritto, non sono ovviamente la persona più adatta a dire niente. Matteo? Beh, allora, abbiamo parlato assai di questo libro, oramai non resta che lasciare, intanto non resta a me di ringraziare voi, perché se l'editore può diffondere cultura è perché qualcuno la cultura la produce, e quindi deve essere grato a chi lo fa. In seconda battuta bisogna essere grati a chi legge, perché poi uno può scrivere le cose, ma se restano nel proprio cassetto non cambiano il mondo. Un libro non deve cambiare il mondo, ma deve essere un seme che germina nella mente, e poi la pianta che nasce uno non guarda da dove è nata, ma è bene che ci sia un vaso, che è il libro, che contiene il seme, che è l'idea, che poi cresce. Quindi leggete Babadocchia, io scusatemi, l'ho imparato con C dolce e non riesco a togliermelo di bocca, è terrificante, ma sarete comprensivi. Leggete Babadocchia e prestatelo, leggetelo, finitelo, prestatelo e fatelo prestare, assolutamente, perché il messaggio si diffonde e poi il libro si vende. Quindi grazie mille, grazie a voi tutti che avete partecipato a questa diretta. Il video rimarrà poi in memoria, quindi se vorrete potrete rivedervelo. Il libraio di fiducia va attende, anche perché è stato chiuso 3 mesi, poverino anche lui, quindi ha bisogno anche lui di vendere copie. E grazie mille a tutti, davvero, buona lettura. Grazie a Yasmin, grazie a Camilla, grazie a Matteo, e quindi appuntamento a martedì alle 20.45 sempre su Facebook per un nuovo incontro su Babadocchia, sarà coordinato da Cristina Lodi. A presto. Ciao, ancora, ciao a tutti, e noi ci vediamo martedì. Ciao Yasmin, ciao Camilla, un bacio. Ciao. 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 Ciao.